Non ho capito nulla del teatro, ma proprio nulla. Questa è la certezza. Con questo puoi aprire. Tutto è compiuto. Cosa resta dopo tutte queste stragi, ammazzamenti, dopo questo lavoro di prove, allestimento, preparazione durato mesi? Non lo so, resta un po' di malinconia, come sempre. Sei stato messo a terra al primo colpo. Rinuncio al mio progetto orgoglioso. Mi nasconderò in una caverna. E davanti alla mia vergogna, anche la luce del giorno arretrerà. Ogni tanto rivedo qualcosa, dico questo poteva essere fatto meglio, questo era meglio, forse era meglio non mettere nulla, forse era meglio mettere qualcosa in più. Cosa voglio? Non lo so. Faccio male, faccio bene, non lo so. Restano i dubbi? Sì, sì, questo sì. Non lo so, non lo so, non lo so. È la necessità che dà forza all'uomo e lo spinge all'azione. Quale necessità ha dato forza all'Avia e lo ha spinto a mettere in scena i Masnadieri dopo 30 anni dal clamoroso evento trionfo? I Masnadieri è stato non un successo, non un trionfo, qualche cosa di più. Abbiamo fatto tante di quelle repliche, siamo andati al festival schilleriano a Mannheim, sono usciti i giornali tedeschi dicendo il teatro italiano insegna come si fa Schiller ai tedeschi. Per me riprenderlo è qualcosa di molto pericoloso. Si inventò una moda, la moda New Romantic. Ebbi 4 pagine di Vogue solo su come mi vestivo e su come mi truccavo. Un mito. Voi non potete avere l'idea di che cosa succedeva coi Masnadieri. Mi è apparso che noi somigliassimo ancora a quelli di una volta. E poiché l'uomo non può che guardare il suo passato, perché il futuro non lo vede, è l'unico modo di essere sorpreso dal futuro e rimanere in costante rapporto col nostro passato. Guardate che grano! Lo sguardo dell'uomo deve essere lontano e non troppo appiccicato al proprio naso. Il mondo è bellissimo. Mostruoso. La terra è una meraviglia. Infame. Il cielo è stupendo. Orribile, caro. E la vita, com'è la vita? La vita. La vita è tutto. E la mia vita è nulla. Orribile, fratello. Io, mostro schifoso. Mostruoso, fratello. No. La mia innocenza. L'antica franchezza è diventata arroganza. La mia innocenza. E la tenerezza dei sentimenti è utilizzata per correre dietro alle puttane. Ieri notte, il vostro mostruoso fratello, dopo aver fatto un debito di 40.000 ducati, bella sommetta, vero, padre mio? E aver violentato la figlia di un banchiere e ferito a morte il gentiluomo suo fidanzato, sfuggiva alla giustizia con altri 7 delinquenti trascinati da lui sulla via del male. Se almeno gli fosse tolto il nome dei mori. Francia! Perché anche tu mi colpisci? Muori! Dovrei forse maledire il mio primogenito! Solo io! No! Il figlio ripudiato! Ma vogliamo dirlo chi è vostro figlio? Solo io! Approfitta dei vostri sentimenti per strangolarmi! Scacciato dalle file di coloro che hanno avuto il perdono! Del vostro amore per assassinarli! Privato del nome di figlio! Ha seduto il vostro cuore di padre per darvi il colpo di grazia! Io! E sarebbe questo? Circondato dal nulla! Vostro figlio! Io! Sarebbe questo rendere amore per amore, portare alla morte il padre? Anima perversa tra i fiori del mondo felice! Ma non lo devi indurre alla disperazione! Fratellino caro! Ti ho tracciato intorno un cerchio magico di maledizioni che non potrai mai varcare. E hop là!
I Masnadieri raccontano una storia di delusione, di infelicità, di disadattamento, di disperata voglia nel bene e nel male di cambiare una situazione. Niente. Questa è un'epoca di castrati che strillano. E il diritto è sempre dalla parte del più prepotente. Mi si vuole costringere a indossare la camicia di forza e chiudermi nelle leggi. Devo togliermi di torno tutto quello che mi impedisce d'essere signore e padrone. I grandi uomini sono nati e prosperano nella libertà. Fuori legge e assassini! Ora mi sento in pugno un esercito! Questo è il tempo della violenza! E che nessuno cada vivo in mano loro! E dell'odio! Libertà o morte! Libertà o morte! Libertà o morte! Libertà o morte! Perché i Masnadieri alla fine ti coinvolge, ti prende? Perché c'è un mito dentro, un racconto arcaico, originario, che è appunto la storia tra il bene e il male. Uomini! Falsi coccodrilli! La disperazione è vittoria! I baci sulle labbra e il coltello alla gola! Come osi! Muori! Muori disperato! Ma se il legame del sangue diventa tradimento! Siete morto? Diventa tigre, mansueto agnello, e ogni fibra del mio essere sia solo rabbia e violenza. È la lotta fra il bene e il male, ma soccombono tutti e due i fratelli. Per cui il male è altrove. Il bene e il male dipende solo da quello che uno pensa. Questa strage di bambini, di donne, di vecchi, mi annienta. Quando ero ragazzo, il mio sogno era vivere come il sole e morire come muore il sole. Svanisce. Il sole muore. Il sole se ne va. L'uomo nasce dal fango. Il sole muore. E infine si scioglie nel fango. Attenzione che non siamo così nuovi, siamo tragicamente vecchi. Maledetti voi che portate ori e argenti e gioielli, voi grandi, voi ricchi, voi potenti. In fondo una battuta di Schiller può diventare benissimo una canzone rock. Maledetti voi. Maledetti voi, maledetti voi. Maledetti voi, maledetti voi, maledetti voi. Voi coi vostri gioielli, rubati col sangue dei vostri fratelli. Nella patria, ricco gioiello. Sembrano le parole di un paroliere e ci siamo una domenica con Franco Mussida, stavamo nell'ufficio del teatro e gli ho detto dai e piglia sta chitarra, gli ho detto e così ha fatto il tema, è nato il tema e poi dobbiamo fare una canzone che è chiamata Maledetti voi. Mi piacerebbe che la ragazza, quando la prima sua apparizione, suonasse una cosa come Maledetti voi. Amalia canta in un angolo. Maledetti voi, maledetti voi. Maledetti voi, maledetti voi. Che cosa devo fare per essere anch'io maledetta? E ci siamo messi lì.
maledetti voi. Ed è nata così. Dice, ammazza che parole sono queste, però mica male, tutto sommato. Maledetti voi, maledetti voi, maledetti voi, e i vostri gioielli fatti col sangue dei vostri fratelli, voi ladri di sogni, di pane, di tempo, voi e i vostri banchetti, voi a darvi il piacere nei vostri letti di piume e di pizzi perfetti. Maledetti. Facciamo un salto indietro nel tempo, quando tutto era ancora da compiere. Noi ci eravamo incontrati mesi fa, faceva caldo in un bar, no, vicino a casa tua, prima della prima prova. So molto, ma nello stesso tempo non so ancora assolutamente nulla, perché è uno spettacolo che è diverso anche per me, quindi voglio cercare di prendere dagli attori quello che loro riescono a esprimere in assoluta libertà. La libertà! Però attenzione, la libertà non è una cosa che uno ce l'ha dentro. La libertà si impara, perché tutti noi siamo circondati e anche mossi. La libertà è un esercizio quotidiano di grande difficoltà, perché proprio è un esercizio di abbandono di tutti gli schemi che c'hai dentro. Potete, ragazzi, mettervi anche qui attorno, non è che ci deve essere questo. Potete fare quello che vi pare, mettervi qui, non siate timidi, va bene? Voglio avere questa gente, questi attori, questo gruppo di che è come oppresso da un pieno. Dal loro malessere, sono come circondati dal loro malessere, che... perché è uno spettacolo molto pop e rock questo. La storia dei Masnadieri è la storia di un gruppo di giovani senza futuro e senza speranza. Sono giovani che aspirano alla libertà, ma non sanno esattamente che cosa sia la libertà. Per il momento la libertà per loro è spezzare le catene. Voi siete i farisei, voi siete i falsari della verità, voi siete le scimmie di Dio! Ma tu è la ragazza del demonio! Questi giovani incontreranno la morte. Io non ti chiedo amore, ti chiedo solo di farmi morire. Ma non una morte normale, la morte violenta. È fatale che il primo incontro è sempre un po' noioso, perché il povero regista è condannato a raccontare qualche cosa, ma non troppo. Tenete presente che quando dicono la parola libertà,
stanno dicendo una parola che non può essere pronunciata. Noi oggi diciamo via la libertà, volemo la libertà, ma è una parola che può essere pronunciata solo da pochi anni. Non c'erano uomini liberi, c'erano i sudditi, da subdicere, suddito, suddetto. La parola veritas è la traduzione latina di una parola greca che è aletheia, con questa differenza che aletheia vuol dire svelamento, aletheia. Veritas vuol dire essenza del portone, della barriera, del muro. L'opposto di aletheia è la letheia, la veritas del portone. Diventa il falsum, il verbo fallere, non ha più il potere del diritto. L'opposto della barriera è il caduto. Allora, che cosa preferite, aletheia o veritas? Ma forse aletheia. Il vestibulum, la luce, il sole, l'agaton, il sommo bene, tutto questo sapere, questo sapere inteso come luce, diventa versus, diventa l'universo, invece di tante verso, vie, tante una verità, una luce, io sono verità, la vita, una via, una verità, una vita. Ergon vuol dire opera, aversi nell'opera. E dentro in greco si dice energeia, è arte. E così, una volta per tutte, qual è la sua chiariamo perfetta, che cosa vuol dire la parola energia, perché ogni tanto c'è molta energia su quel scene con l'energia. L'energia è una cosa. Qual è la sua energeia? C'è dell'energeia dentro di voi. Niente, stasera parliamo perché così. Siamo actus. Sì, tutta così, siamo attori, tutta così. Attori, actus, energeia. Esatto. Nell'opera d'arte c'è l'energeia. Se è opera d'arte, non può che essere energeia. E la psiche manca, l'altra cosa. Ci arriviamo. Scusa. Cioè, sei tu che fai sì che ciò che lui dica diventi apofantico. E anche nell'apofantico, sì, io certo. Mi trovo molto meglio nell'apofantico. Sì. Lo sai che cosa diceva Eraclito nel frammento 101? E in quello in particolare mi sfugge. Sono andato alla ricerca di me stesso. Nel mito della caverna di Platone, la prima cosa che vede, essendo accecato, vede le ombre. Sono andato alla ricerca di me stesso. Il frammento 101. Adesso me lo scrivo di sicuro. Sì, sì, sì. Che parte. Devo raccontarvelo, perché una compagnia nuova non può non mettersi d'accordo sulle basi. An die Freiheit. Cosmos, son, psiche, logon, ergon, econ, ipseita, andie, Freud, logos. Oddio, mal di testa che non ce la faccio. Quando a tavolino abbiamo assistito a tutto questo anche tsunami, insomma, di stimoli, spiegazioni filosofiche sul teatro, appunto sulla retorica, vi sentite più formati o deformati? È stato necessario per affrontare il testo di Schiller? No, non lo so, io lavoro in questo modo. Poi non... Perché poi noi, sì, va bene maestro, ma poi come cazzo facciamo a fare la parte? Scusi maestro, ma dove vado? Ma come la dico? Io non insegno nulla, io imparo, basta. Guardando, provando, io sono come ogni maestro un vampiro. Cominciamo a leggere Francesco Bonon, fa la parte di Franz, e Gianni Giuliano, che chiaro fa il padre, essendo l'unico fra di noi che ha i capelli bianchi. Allora, sì, vai tranquillo. Signor padre, vi sentite bene? Siete pallidissimo. Sto benissimo, figlio mio. Hai qualcosa da dirmi? Anche se è una prima lettura. Sì. Rischiamo. Tanto l'avete letta a casa, no? Noi già sappiamo che Franz ha una segreta speranza. Signor padre! Ah! Vi sentite bene? Siete pallidissimo! Non so se sarai zoppo o avrai le stampelle. Le stampelle le abbiamo prese, però forse le stampelle possono essere un pro e un contro. Avete voluto voi. Non ce la fa. Perdonate. L'ipsia primo ma.
tutte le caccole dell'attore comico vanno sfoderate in questa parte, no? Perché anch'io so essere pungente come uno scorpione. Ma io lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo, fin da quando giovanissimo correva dietro alle ragazze. Non come me, che sono praticamente un santo. Sono San Genesio, io, il protettore dei teatranti. Ti devi presentare come Santa Rita da Cascia, nella tua purezza. Devi essere l'uomo più affidabile di brutto, ma buono. Vai, comunque, andiamo avanti. Vai, 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 vai. E tutto per 2000 pidocchiosi ducati. Capito, così proprio, con gli occhialini sarà pelato, sì. Sì. Tutto per 2000 pidocchiosi ducati. Che senso, hai capito? Così come sei tu. Non c'è bisogno che mi fai tutte quelle intonazioni. La polizia, ci sta la calcagna, ma le tre intonazioni. Che spreco. Nella vita ne usiamo una, forse due, no? Legato. Chiara la voce, chiara, pulita, tagliente. La polizia! Ci sta le calcagna, non ti basta! La polizia ci sta! Sta le calcagna! Attenzione, hai un difetto che ti devi togliere subito. Hai tutto in O. La polizia ci sta le calcagna! Impara a dire tutto in I. Li polizia ci sta le calcagna, me li ditti bistirdi, no? La polizia ci sta le calcagna, taglia! Come Paolo Stoppa. La polizia ci sta le calcagna! Tutto tagliente per così. Vai. La polizia ci sta alle calcagna, maledetti bastardi. È già meglio. Già meglio. Vai, impara. Tu hai il difetto. Oh. Dobbiamo imparare la parte a memoria subito, perché solo con la parte a memoria possiamo rammemorarla. E se non c'è memoria e non c'è rammemorazione, non si può fare l'arte. Perché la madre di tutte le muse si chiama Mnemosine. Quella lettera è la mia salvezza. La salvezza, quella lettera. Quella lettera è la mia salvezza. Cioè, dobbiamo prendere il tema e trattarlo jazz. Improvvisate sul tema. Fate finta di essere un complesso jazz. Vermi, vermi! Siete vermini! Disgraziati! Morti di fame! Disgraziati, morti di fame! Pause, pause, pause! Un'orchestrazione complessissima. Tutto dentro, tutto improvvisato e tutto però in un cosmo, in un mondo, in un ordine, no? Tutto libero, ma dentro i limiti, eh? Tutte le pareti dell'India saranno graffitate da dei graffitari. Adesso il capo graffitaro sta disegnando il manifesto, sta cercando di capire il manifesto. Ah, Gabriele, che dobbiamo fare? No, io perché sai, la libertà, la cosa, sto mondrale. Una battuta. Libertà o morte? Sta zitto. Non devi dire niente. Hai già detto tutto. Io non ho neanche letto il libro. Ho letto i riassunti, non c'avevo sì. Tempo. Libertà o morte, che vuoi aggiungere? Che vuoi dire? Te preoccupa? Ma sapete cosa? Te preoccupa? Io dico le cose, libertà o morte, ma io non so che cosa faranno. Dico sì, purché è molto colorato e molto violento. Ma Gabriele, non te preoccupa? Dei banditi, delle cose... Tutta roba che fosse ovviamente molto greve, molto truce. Massimo è un genio. Massimo è un mito. Come se tutti i writer di Roma che fanno il casino in giro per Roma fossero entrati dentro al Teatro India a fare macello e a distruggere tutte quante le mura. Lui si trova nella selva boema, per cui facciamo il giochino nostro
Forse ognuno di voi avrà un richiamo di uccello. Per il momento proviamo a farlo noi, cioè tutti i masnadieri fanno un suono di uccello. Leggero, delicato, eh? All'improvviso questo signore sente un po' troppi uccelli attorno. Ma è possibile che all'improvviso... Che cresce questo rumore, cresce. E poca alla volta venite avanti, tutti con le pistole così, facendo questo rumore, capito? E lui si fa la pipì addosso, si butta in ginocchio. Non esagerate. Quando te ne vai? Quando te ne vai? Vedi quando le parole scivolano sopra un sentimento autentico? Invece quando te ne vai? Vedi quel maledetto modo che ci hanno messo i registi di dire le cose, perché incapaci di provare un sentimento, come in genere sono i registi, cercavano di trasformare il sentimento in un suono, in un tono. Te ne accorgi, canaglia? Cosa potrei fare di te adesso? Sono una donna, ma una donna infuriata. Azzarda a toccarmi con le luride mani, schifose di merda. Azzarda a toccarmi con le luride mani e questa pistola trapasserà il... Perché era così bello dire lama con la pistola? E questo ferro? E questa lama? Guarda, basta dire ferro in fondo e vedi che basta dire l'essenza, l'origine, l'archè, e vedi come abbiamo traghettato, tradizionato l'arma. Azzarda a toccarmi ancora una volta con le tue luride mani. Secondo tempo. Noi vediamo dal fondo della sala avvicinarsi in controluce tutti i masnadieri stanchi che camminano. Però dobbiamo fare questi 10 metri, 8 metri, 9 metri, come se fossero 30 chilometri. Per cui c'è un dondolare di tutti, no? Sul ritmo di questa musica, che è il tema dei masnadieri, però più slabrato, più sfibrato, più... Shabadan Nantin Bomba. Ya. 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 Fino ad arrivare in proscenio. Riposiamoci qui. Riposiamoci qui. Guardate che grano. E gli alberi sono carichi di frutta. Non farmi vedere. Guardate che grano. Gli alberi sono carichi di frutta, no? Anche D, faccio un'intonazione anche sul D. Gli alberi sono carichi di frutta. Invece se tu la vedi veramente, guardate che grano. E gli alberi sono carichi di frutta. C'è mezzo tono, non c'è uno, non arriva a essere tono. Questa si chiama steresis, la privazione. Tu dici, va bene, allora non facciamo niente, scusate maestro. No, non ho detto non facciamo niente, ho detto togliamo tutto. Per togliere tutto, prima bisogna riempire. Guardate che grano, e gli alberi sono carichi di frutta. Il sole... Vai, com'è? Muore, il sole se ne va, come l'eroe. Adesso immaginate 6 chitarre, perché tutti suonano più o meno come lui. Penso che abbiamo trovato, così provando, una strada molto interessante che secondo me sarà quella che poi sceglieremo. È ovvio che non riusciamo a fare questa parte al tavolino,
In genere sono molto veloce a montare. Andiamo in piedi. La mia media è 21 pagine al giorno. Andiamo in piedi. Cominciamo ragazzi, proviamo e... Se c'è qualcuno che mi va a prendere un cappuccino, lo lascio erede universale di tutte le mie sostanze. Vai, va bene, spegniamo la luce. Signor padre! Vi sentite bene? Siete pallidissimo. Sta benissimo, figlio mio. Ah, vi sentite? Subito. Più partecipato. Veramente preoccupato. Io non vi ho mai visto così, così male, capito? Voi state morendo, eh? Io come? Ti dà fastidio, eh? Andiamo avanti perché c'ho tante cose da fare ora. Franz, vuoi dirmi che succede? Permettetemi di andare a piangere. Che sto più forte. Cazzo, vuoi dirmi che succede? No, vuoi dirmi che succede? Lo senti che tutto ti trattieni? Invece il racconto! Vuoi dirmi che succede? Mi sento sempre più vicino alla tomba. Di nuovo? Mi sento sempre di più alla tomba! Non chiudere! Mi sento sempre più alla tomba. Se tu parti e arrivi qui, siamo sempre qui. Dobbiamo salire. Dopo aver fatto un debito di 40.000 ducati. No! Ecco, questo è il punto più alto della cosa dell'orrore. Del padre, dell'orrore. No! No! Oh, bella sommetta, vero, padre mio? Poi è sempre meno, capito? 40.000. No! 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 C'è da mettersi le mani nei capelli, guardate come siete in fila, come dei soldatini. Meglio, rifacciamolo. Io non vi ho messo così. Rifacciamolo, ragazzi. Non vi mettete mai vicini al vostro... mai! Via. Non si può fare il teatro se non si parla in italiano. Veloci. Chi ti ha fatto più incavolare, chi ti ha più sorpreso? Qualcuno mi ha fatto tanto incavolare. Però hanno lavorato tutti con grande passione, con grande amore. C'era una specie di grande fossato, noi mocciosetti facevamo a gara per saltare, ma niente da fare, giù finivamo sempre nell'acqua e tutti a ridere. Scusami, non vedo quello che racconti. Sì. Vicino a casa mia c'era una specie di grande fossato. Noi mocciosetti facevamo a gara per saltarlo, ma niente da fare. Noi mocciosetti facevamo a gara per saltarlo. C'era una specie di grande fossato. Vicino a casa mia c'era una specie di grande fossato. Giù, finivamo sempre nell'acqua e tutti a ridere. E che tu devi... Non è una questione di intonazione, Marco. È una questione di far sorgere l'immagine davanti a te. Di far vedere quello che dici, c'era un grande fossato e noi ragazzini facevamo la gara per saltarlo, ma niente da fare perché era troppo grande, cadevamo giù, Ma c'era il maledetto fosso davanti. Detto, ci dovrebbe essere, ragazzi, un grido, non solo oh. Quello c'ha un coltello ed è matto, non ti contrarre, non tirare indietro. Exponi. Libera. In modo che... È la necessità che spinge l'uomo all'azione. È la necessità. Ok. Sì. Che spinge l'uomo all'azione. Capito, no? È la necessità. Non indietro. L'idea è quella di liberare una colomba. Un uccellino. Come ti pare? Un falco, un leprotto, capito? Ma è meglio uno che cosa che vola, mi sembra liberare il palloncino. Non ti contrarre, libera la colomba, libera il palloncino.
Una volta ho visto un film, l'ho visto tante volte da ragazzo, era intitolato Scaramouche e c'era l'insegnante di scherma di Scaramouche, appunto, che diceva: la spada è come una colomba, se la tieni troppo stretta la soffochi, se la lasci troppo libera una via. È la necessità che dà forza all'uomo e lo spinge all'azione! È la necessità! Scusa, l'ultima volta, abbi pazienza. Così, te lo faccio vedere. Lo faccio prima. Così, guarda. Allora. Non si può che non riconoscergli un'enorme generosità e amore per gli attori. È la necessità che spinge l'uomo all'azione. È la necessità. Cosa hai detto? Bradabam. È la necessità che dà forza all'uomo e lo spinge all'azione. Guarda, ti faccio fare una cosa da grande attore. Allora, a pane e acqua nel sotterraneo di una torre, bella vita guduriosa, non ve l'avevo detto. Guarda, vedi questo passaggio indietro, siamo in tre a saperlo fare, e da oggi quattro. Come si chiama? Franz, questo figlio di una cagna. A pane e acqua nel sotterraneo di una torre, bella vita guduriosa, non ve l'avevo detto che avremmo dovuto, che avrei dovuto pensarci io a voi, fratellini cari. Vai, rifallo, vedi, sì. Sembrava facile. Lo so. Chi è questo figlio di una cagna in calo? A pane e acqua nel sotterraneo della torre! Ma che bella vita goduriosa! Non ve l'avevo detto che avrei dovuto pensarci io a voi, fratelli cari? La polizia, mamma mia, guarda, guarda. C'è la polizia, sì, la polizia, mamma mia, oddio, oddio, la polizia, la polizia! C'è la polizia! La polizia! Preferite andare in galera? Preferite andare in galera fino alla fine dei secoli? Dal momento che la polizia adesso viene, preferite andare in galera fino alla fine dei secoli o darci dentro magari con la pala e la zappa piuttosto che sentire la mia voce come sta su? No? Preferite andare in galera fino alla fine dei secoli e darci dentro con la pala e con la zappa? Fiction. Nella vita già, scusa, mi dai. Il tono è questo. C'è un solo tono nella vita, quello degli occhi. Un caffè. Cappuccino, ti spiace, grazie. Cassiuma, sì, grazie. Su, no, dolcificante. Un solo tono. Noi non dobbiamo usare il tono. Il tono che si sente è il tono della vita. Solo quello si sente. O preferite finire in galera fino alla fine dei secoli? O darci dentro con pane e zappa per un pezzo di pane? O chiedere l'elemosina per le strade? O farvi volontari per una guerra lontana e cacare sangue al comando di un caporale? E quindi noi dobbiamo parlare con loro come se parlassimo nella vita con delle persone che ci vogliono stare ad ascoltare. Ragazzi, ma non capite proprio nulla. Allora, guarda lì, tutto qui il vostro coraggio. Se per il coraggio attraverserei l'inferno a piedi nudi. Voglio vedere, Bravo! E poi, chi ce la fa, Stronzi, vermi. Non ha tutti i toni. Allora! Era meglio lasciare ruffiani e puttane. Bravo, il mio piano è sempre migliore, quello che vi fa saltare oltre il posto. Togliere i ricchi un po' di preoccupazioni. Dare, guarda, improvvisamente era diventato il teatro italiano, Così. Cos'è? Vedi come... perché basta la diagonale, l'unica cosa che non puoi fare è questa. Perché non esiste sulla proiezione ortogonale un punto diventa. Non c'è movimento. La mia estrazione dall'arte figurativa mi porta... Che cos'è la diagonale? È la diagonale. Sì. Insomma, sì. Molte volte mi chiedono che cos'è la regia. È l'arte di fare il presepe. Stare un passino fin qua. Basta. Se tu metti il bue dietro l'asinello, il bue non c'è. Se tu metti San Giuseppe dietro la Madonna, San Giuseppe non c'è. Devi scavalcare questa piantata. Così le pecorelle non le puoi mettere una dietro l'altra, se no non c'è il gregge. Allora, è l'arte di disporre tutte le cose in modo che si vedano. Tu ti metti qui e tu vieni, entri dentro il gruppo. Lui passa, tu fai così, tac, tac, tac. Noi gli abbiamo creato, non è più impallato, va bene? Tu sei grande, Spiegelberg! Non ti girare verso il pubblico, non ti fare così. Sei grande, guarda, non c'è niente di più brutto di quello che ho visto poco fa. Eri così, guarda, guarda quanta fatica. Invece... Sei grande, Spiegelberg, normale.
normale. E poi, per male che vada, chi ci impedisce di tenerci in tasca una pasta? Guarda quella manina, guarda quella manina che ci dice che sei che sei disperato a dire questa battuta. Chi ci impedisce di tenerci in tasca una pasticchina che ci conduce? Questo poverino, un po' scemotto. Possibile che tu non sia capace di fare un piccolino scemotto che viene dal Far West? E poi, per male che vada, che ci impedisce di tenere in tasca una pasticchina di veleno? Ho detto una stronzata? No. Vai, perché lui lo piglia, gli dicono, ma sta zitto, no? La decisione di destinarsi al proprio destino. Ecco, se, amore mio, scusami, ti prego, Marco, non mi fare quello che fanno tutti gli attori italiani, la decisione di destinarsi al proprio destino. Non battiamoci mai il tempo con le mani. Fermo, vai. La decisione di destinarsi al proprio destino. Vedi? Come le bestie feroci hanno un capo. L'attore italiano batte le sillabe. Io ti stavo dicendo, appunto, che poco fa, ti stavo dicendo che poco fa ero andato al bar. E questo veramente è insopportabile. Attento, c'è un problema molto grosso nell'italiano che sono le doppie L. E viene paura della morte. Paura della morte, bisogna sempre pensarci. Perché recitando viene una L sola, eh? L'attore è sulla trincea della lingua. I miei attori sono sulla trincea della lingua. Gli altri, chissà, sono stati tutti feriti dall'orrore. Non c'è più la S. Penso, senso, dinzo, ponzo, panzo, capito? Vattene, Franz. Bel padre amoroso che getta suo figlio ai lupi e alle bestie feroci. Lui se ne sta a casa, versi il buon vino dolce. Vattene, Franz, bel padre amoroso, tutto attaccato. Sai come sono le ragazze moderne che parlano senza punti né virgole, diceva mia madre. C'ha le intonazioni sporche, la articolazione biascicata, eh? I ragazzi si riconoscono subito dentro di te. Vattene, Franz. Bel padre amoroso che getta suo figlio ai lupi e alle bestie feroci. E voi qui vivo, padre! Chi mi porta questa immagine davanti agli occhi? Tu sei mio, mio! Via, via! Attenzione, 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 quando lei... chi mi porta questa immagine davanti agli occhi? Padre mio! Quando lei cade, non dovete rimanere come il coro dell'opera lirica. Voi qui vivo, padre! Chi mi porta questa immagine davanti agli occhi? Tu sei mio, mio! Via! Sposo mio! Ecco, sposo, capito? Sì. Amore, è solo che cadi e rivai come una palletta, sì, eh? No, pensavo ci fosse un'altra battuta in mezzo, scusa. Uno scricciolino, questo cardellino. Chi mi porta questa immagine davanti agli occhi? Sei tu! Sei mio, mio! Via, via! Sposo mio! Sono tua per sempre! Uccidetela! Ah, brava, amore! Brava, proprio così, brava! Facciamolo meglio, vai! Amalia, che cos'è Amalia? Te lo spiego, un respiro. Questa è Amalia. L'importante è che tu rimani sempre con Amalia qui dentro, sempre perché è l'anima di Amalia, cioè il respiro di Amalia. Perché tu sei Cristina. Che cosa puoi dare di te ad Amalia? L'anima intesa come respiro, certo, l'anemometro, no? È sempre uguale nella vita, cioè quando tu dici ora c'ho il dolore, oppure o si muove. La seconda che hai detto. E allora, che cos'è l'attore? Quello che fa muovere l'anima, è in grado di suggerire i moti all'anima. Piangi, il pubblico deve credere, mosse spara! Lo vedi? Il suo
continui a interromperti durante le prove, ma anche non lasciarti mai dire una battuta di fila, può portarti ai pazzi, no? Molte volte ci sono state imprecazioni. Sì, però ti rendi conto che in quel momento capisci qualcosa anche del personaggio. Molte volte ci ferma lui stesso perché... Perché la vuole fare lui. La vuole fare lui. Cioè, in realtà vorrebbe farle tutte. Però c'ha ragione, le fa meglio lui. Quindi. Dobbiamo trovare un'entrata che è molto complessa perché è l'entrata dei masnadiere. Io penso che sarebbe bello entrare dal portone di fondo. Una luce violenta che entra dall'esterno mi fa vomitare. Vabbè, tutto quello che hai fatto qui adesso mettilo qui dentro. Ok. Primissimo piano. Ok. Va bene? Vai. Senti che sei piccolo rispetto a quello che dici. E perseguitano i poveracci senza potere. E perseguitano i poveracci senza alcun potere. Domina. Sotto i piedi mettitele, vai. Sì. Questa è un'epoca di castrati che strillano. Questa è la zampogna. Qui c'è il braccio dello zampognaro e qua c'è l'ancia della zampogna. E vedrai che il braccio dello zampognaro, diaframma, si muove da sé, va bene? Demonio, angelo, abbi pietà. Abbi pietà. No, abbi pietà. Abbi pietà. Uccidimi. Non ho il coraggio di darmi il colpo che dà. Non ho il coraggio di darmi il colpo di grazia. Per te è facile, è facile. Poi ti dirò, sì, è facile. È facile, tu sei un maestro. Tu sei un maestro. Devi solo avere freddo. Ok. Va bene? Dice, che come faccio? Hai freddo. Vedi il mio braccio com'è morbido? Lo vedi, guarda. Guarda com'è. Non attore italiano. Assassino! Una morte in più e in meno non fa differenza! Diglielo forte, eh! Una morte in più e in meno non fa differenza per te! È che proprio lui si esalta, cioè lui proprio partecipa con te. Per pietà! Per pietà! Io non faccio per pietà! Io faccio per pietà! Perché io indico lui che c'ho 70 anni e te che ne hai 15 non ce la fai? Una volta. Maledetti! Maledetti! Maledetti voi! Non. E ora, scusate, capisco. Prima di morire, l'ultimo desiderio, dico all'Italia di Giacomo Leopardi. Non credo nelle prove generali, non le ho mai fatte. Facciamo un italiano filante, capito, veloce. Senza sprecare tanta voce. Ti crediamo più. Gonzo, cosa serve? Non c'è Gonzo. Senti. Silenzio. Devo togliermi di torno tutto quello che mi impedisce d'essere signore e padrone. Signore lo sarò! E con le cattive mi prenderò quello che non posso avere con le buone! Mi fa vomitare quest'epoca di imbrattacarte, giornalistucoli, pennivendoli e faccendieri, quando leggo Plutarco, sì, e le gesta dei grandi uomini. Questa è un'epoca di castrati che strillano, leccano i portaborse dei potenti per essere raccomandati a quelli che contano e perseguitano i poveracci senza alcun potere. Il teatro è un calvario veramente, cioè il teatro ti rovina la vita. Il sole muore, il sole se ne va. In chiusura io ti inviterei a fare un salto platonico,
un'elevazione nicciana a trovare l'archetipo e l'energheia, a lavorare di steresis, ad uscire da te e in sostanza a chiederti come apriresti e come chiuderesti il documentario su Lavia e i masnadieri. Io non ho capito nulla del teatro, ma proprio nulla. Questa è la certezza. Con questo puoi aprire. La vita gira, gira, gira. Esce il numero zero. E su, in cera. E purtroppo ho un rammarico, che sono vecchio. E quindi ho anche la certezza che non ho il tempo per capire qualcosa. E con questo chiudiamo. Va bene. Come un eroe, solo se va, se va.